Allora, Gianfranco Amato, ne abbiamo già parlato ieri. Gianfranco Amato è un di Provita, un avvocato consulente della Regione Sicilia per 10-12 mila euro, che ha detto, hanno ripescato delle sue dichiarazioni fatte anche alla Zanzara tempo fa, la dichiarazione. Rimettiamola quella che abbiamo messo ieri, rimettiamola quella sugli ebrei, rimettiamola. Loro vogliono creare una categoria privilegiata, esattamente come gli ebrei. Questa è la frase sotto accusa. Poi da noi alla Zanzara tempo fa, una decina di anni fa, aveva parlato di rapporto contro natura dei gay. Vai. Pensa che i gay sono malati, però. Non penso che siano malati, sono comunque un rapporto certamente contro natura. Sulla natura di come nasce questo fenomeno c'è un mistero, per cui vince il Nobel chi scopre, c'è chi lo sceglie, c'è chi ci nasce. Ma semplicemente uno gli piace un uomo, basta. E un uomo che lo mette in quel posto una donna? Uguale contro natura, certo. Ma che contro natura? Io lo faccio quasi sempre e mi piace. Benissimo. Tantissimo. Mi piace, certo. Tantissimo, caro Amato. Mi piace tantissimo. Che c'è un problema anche. Stai attento alla lacerazione dei tessuti, però, perché vede, lì è strutturato per espellere, non per ricevere, comunque. Gianfranco Amato, gay rapporto contro natura. Poi parlò anche di aborto, caro Parenzo, anche nei casi di stupro, no all'aborto. Gianfranco Amato, consulente della Regione Sicilia, io però rivendico la libertà di Amato di dire quello che vuole, senza essere crocifisso dai vari Parenzo, dal Boldrino di Radio 24, dal Boldrino della 7, come ha detto la signora Santone ieri, e tu potresti citarla in tribunale, secondo me, vai. Ma io non capisco questi attacchi della politica. Nei casi di stupro? La stessa cosa. Cioè, uguale, uno viene stuprato, è sempre una vita, dice lei. Dunque, non si deve uccidere. È il bilanciamento tra uccidere una vita innocente. Che colpa ha quella vita, quel bambino lì? Poi parlò anche di orifizi, tornò a parlare di orifizi, vai! Che chi ha un rapporto, diciamo, anale tra uomini, è una cosa contro natura, una cosa terribile, contro natura? Avete fatto voi un corso di educazione sessuale? Ma no, non ne ho bisogno, praticamente. Ci sono i maschietti e le femminucce, i maschietti hanno una cosa che si chiama pene, le femminucce una cosa che si chiama vagina. E allora? Aspetta. Ci sono altri orifizi, sì, che servono per delecare, non per procreare. Gianfranco Amato, si deve dimettere o non si deve dimettere? Può avere una collaborazione con la Regione Sicilia nonostante queste frasi o no? Secondo me deve restare al suo posto, alla grande. Chiamiamo, libertà, chiamami, fammi il numero. Pronto? Oh, avvocato, eccoci qui. Come stai? Carissimo Cruciale, bene. Allora, dai. C'è anche Parenzo, naturalmente. Senti, salutamelo. Ecco, è qui. Senti, posso dirti una cosa? Sono attacchi assurdi. Cioè, tutti sappiamo come la pensi su queste cose qua. Cioè, tutti sappiamo come la pensi. E ti vogliono far fuori una consulenza da 10.000 euro. Adesso non so se ti serva sta consulenza. No, a me non serve la consulenza. Il problema è che io mi appello al tuo senso liberale. Qui c'è una caccia alle streghe, cioè? Un senso di meccartismo. Allora, io, come sai, ho detto una cosa semplicissima. Aspetta, fammi sentire. Ha ragione. Maccartismo. Caccia alle streghe. Maccartismo. Caccia alle streghe. Aspetta, non ho capito cosa sia il Maccartismo. Stai zitto un attimo, fammi sentire, dimmi. Loro volevano utilizzare la legge Mancino sull'antisemitismo e il razzismo per difendere gli omosessuali contro l'omofobia. Ora, cosa c'entrano gli omosessuali con gli ebrei e cosa c'entrano con le razze? Qui vogliono creare una categoria, ma non ha senso questa cosa. Cioè, qua. Tu rivendichi la frase: si vuole creare una categoria privilegiata come gli ebrei, la rivendichi? Sì, nel senso che se tu utilizzi la legge Mancino che tutela dall'antisemitismo, mi spieghi cosa c'entrano gli ebrei? Tu dici non è possibile parificare, diciamo, la persecuzione degli ebrei agli omosessuali che secondo te non sono stati mai perseguitati, questo è il punto. Esatto, in Italia poi. In che senso in Italia poi? Aspetta, in che senso di concentramento? In che senso in Italia poi? Gli omosessuali? No, lui sta dicendo adesso non sono perseguitati, tu dici addirittura vengono portati in palmo di mano, immagino, no? Chiaro, scusami pazienza, io capisco quello che è successo in America con la Affirmative Action, che è successo? Che gli afroamericani
siccome in Alabama c'era l'apartheid, sì, giustamente hanno rivendicato. Mi dici in Italia dove c'è l'apartheid? Tu hai mai visto una stazione che ho scritto vietato l'ingresso agli omosessuali, come era in America vietato l'ingresso, cioè, tu stai dicendo che oggi addirittura è difficile dichiararsi eterosessuali, questo lo possiamo dire? Questo lo possiamo dire, infatti guarda che cosa sta succedendo tra quei, cioè tu dici oggi, dicono, oggi un uomo è un uomo e una donna è una donna, tu dici che oggi è complicato dichiararsi eterosessuali, i veri discriminati sono gli eterosessuali? Sì. Secondo te una famiglia non è formata da un uomo e un uomo, giusto? Secondo me una famiglia formata da un uomo e una donna che possono procreare. Beh, intanto permettimi di dire che non so da chi sia amato, intanto permettimi di dire, perché uno che si chiama amato e impedisce agli altri di amarsi e di amare, fammi sentire Parenzo, poi ti lascio la parola, aspetta, vai. Io ho sentito delle follie. Primo, gli omosessuali sono stati storicamente perseguitati nei campi di sterminio nazisti. Ma che c'entra? Non adesso. Anche in Italia venivano deportati nei campi di sterminio. Non c'è la persecuzione degli omosessuali adesso. Caro amato. Ora, il fatto che questo signore del movimento Pro Vita, nonché consulente per 10, 12, non so quante migliaia di euro della Regione Sicilia, dell'assessorato alla famiglia della Regione Sicilia, ti dà davvero l'idea di un paese retrivo? Tu una volta hai detto c'è il diritto a essere omofobo, che vuol dire? Ma molto semplice, siccome non si definisce il concetto di omofobia, non c'è nessun diritto ad essere omofobici, chiedi a Parenzo di stare zitto un secondo, posso parlare? Perché se omofobia significa opporsi al matrimonio tra due persone dello stesso sesso o dire che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre, o che un essere umano nasce da un gameto maschile e femminile, o che ci sono solo due cromosomi, allora io sono omofobo. Gianfranco, su questo hai ragione, lasciamo perdere. C'era la definizione di omofobia, quindi saremmo andati in galera. Io poi, tra l'altro, fino a 6 anni, perché era prevista per i presidenti di associazioni considerate omofobe, come sarebbe stata la mia, io sarei finito 6 anni di galera. Allora, io voglio dire una cosa, ha ragione lui, lo sai perché? Perché anche quando una volta Amato ha detto che essere omosessuale è peccato, giusto? Tu l'hai detto, lo confermi? Esatto. Cioè, secondo te essere omosessuale che cos'è? Scusa, ma questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto 2357, ma abbiate pazienza. Allora, vogliamo... Per te l'omosessualità è peccato. Certo. Deve andare in galera uno così? Non può andare in galera uno che pensa una cosa del genere, no? Cruciani. Dai, cazzo. Dice che è peccato, ma la categoria del peccato è una categoria che appartiene non allo Stato laico, appartiene alla religione. Cosa è peccato? Altrimenti siamo nel regime degli ayatollah. Ora, io non vieto a questo simpatico signore di avere le sue idee, ma il fatto che questo venga addirittura pagato dal pubblico per dire che è peccato, ma che c'entra? Siamo nel regime degli ayatollah, è falso quello che dici, non è pagato per dire che gli omosessuali commettono falso. Peccato, dai, scusa, certo, comunque tu non hai intenzione di rinunciare a questa consulenza, mi sembra. No, perché sta andando avanti molto bene, alla fine partorirà un lavoro che verrà queste polemiche non ti toccano. Capite, io, guarda, Cruciani, ringrazio quello che sta succedendo, perché dà proprio l'idea del clima di caccia alle streghe, questo meccartismo che è impressionante. Sì. A un certo punto qui c'è in gioco la libertà di opinione. Ma ha ragione, posso dirti, Gianfranco Amato su questo ha perfettamente ragione, anche quando dice che i gay è un rapporto contro natura, perché tu l'hai detto e lo confermi, immagino. Lo confermo, ma è una mia opinione, ovviamente. Vuol dire rapporto contro natura?
Vuol dire che nel corpo umano ci sono orifizi che possono ricevere e orifizi che invece no, ancora con questa storia. Ma noi paghiamo questa persona per questa roba qua? Sessuale. Ma i soldi pubblici finiscono in questo, ma per piacere? Ma lo potrà dire o no? Ma è una libertà di opinione, di espressione. Se uno dice che il rapporto omosessuale è contro natura, lo potrà dire? Attenzione. Lo dice anche il punto 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo però non c'entra adesso, oggettivamente. Questo. Non c'entra niente. Allora, volete mandare in galera i preti? Ma ha ragione lui, ha ragione lui, uno lo può contestare. Lo può contestare questa la mia convinzione, certo. Conferma ancora di più la mia convinzione del clima. Voi volete mandare in galera i preti? Cioè. Sì, comunque tu nessuno vuole tu mandare in galera nessun prete. Che cosa dice? Ora, anzi, ti direi di più. Oltre che eterofobia, se andiamo avanti così, c'è anche cristianofobia, perché questo è il vero problema. L'importante è che tu non impedisci a me di dire come la penso. Certo, i bambini, per esempio, secondo ma te possono crescere bene all'interno? Di che cosa parli? Possono crescere all'interno di una coppia omosessuale i bambini o no, secondo te? Guarda, io questo non lo dico io, ma lo dicono anche i psicologi. Sì. Un bambino, per avere una crescita armoniosa e completa, deve avere una figura materna e paterna. Ma questo lo dice la natura. Dunque, due uomini non possono crescere bene un bambino. Sai chi è colui che ha dato la migliore risposta su questo? Chi? Dolce. Sai Dolce di Dolce Gattale? Domenico Dolce. Che è un omosessuale intelligente che io stimo e tantissimo. Anche Dolce sì, vero, ha ragione. Lui ha detto una cosa del marchio. Negare a un bambino l'esistenza del marchio. Io adoro mia madre. Pensare che un bambino sia privato della figura materna è uno degli atti di egoismo più spintate che si possa immaginare. Vero, ha ragione su questo, assolutamente. Domenico Dolce. Tu una volta hai detto che gay e trans è una deprivazione morale, che vuol dire? Ma lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica al punto di vista. Tu credi a questa cosa qua? Tu credi a questa cosa? È una grave depravazione morale, dice. Sì, ma per carità. Allora, mi date la libertà di citare il Catechismo pubblicamente o devo andare in galera? No, ma voglio, su questo però posso dire, uno lo possiamo criticare, lo stanno facendo, gliene stanno dicendo dimissioni, vergogne, eccetera. Ma semplicemente per forza, perché... ma possiamo permetterci di pagare con soldi pubblici uno che dice che un bambino che cresce con due mamme non sarà se, ma possiamo permetterci di perché dobbiamo dare 10.000 euro a questo signore? Ma che c'entra con quello che pensa sull'omosessualità? Perché uno di pro vita, a parte che anch'io sono pro vita, non c'entra assolutamente niente. Scusami, a parte che anche questa roba qui, pro vita, ma perché io sono contro la vita? Io sono pro vita, pro canne, pro libertà. Gianfranco, tu sull'aborto dici che la donna non può abortire, dunque tu sei per impedire a una donna di abortire perché c'è in campo un'altra vita, dici tu o no? Io sostengo che essendoci in campo un'altra vita, per me, da un punto di vista etico, morale, va bene, la donna religioso, cioè, per te è un omicidio. Sì. Dunque, secondo te la legge andrebbe abolita? Da un punto di vista teorico, è chiaro. Addirittura hai detto anche in caso di stupro bisogna che il bambino sopravviva. Questo lo sostengo, non io, è una posizione che sostiene la Chiesa Cattolica. Ora, ho capito, ma la sostieni anche tu, che una donna stuprata deve mettere a mondo un bambino. Può sostenere questa cosa o deve andare in galera? No, ora, per carità, assolutamente. Nessuno dice libertà per amato, grazie. Io ne sono grato anche al Padre Eterno, sta dimostrando in che cazzo di clima noi viviamo. Assolutamente, hai ragione, su questo hai ragione. Grazie Gianfranco, a presto, viva la libertà. Ciao.